prima puntata dell'anno. Tanti auguri cari amici, ma tanti auguri soprattutto alla Fiorentina, perché ieri abbiamo visto una Fiorentina abbastanza buona, rocambolesca partita che poi però si è conclusa con un pareggio, un 3-3. E allora vediamo le principali notizie, le principali, diciamo, i principali titoli più che altro dei giornali di oggi. Iniziamo anche con Gazzetta, guardiamo qua quello che c'è scritto su Gazzetta. Muriel Quagliarella show, Viola e Samp da fenomeni. E poi ancora Giovanni Sardelli scrive: Luis che esordio a Firenze, mi sento già a casa. Questi sono i titoli di Gazzetta. Andiamo anche a vedere quella che è Nazione, vediamo come titola. Fiorentina, gol, errori ed emozioni con la Samp. Muriel doppietta da urlo, ma i Viola pareggiano 3-3. Muriel da impazzire, illusione e rischio beffa. Pezzella salva i Viola. Eccolo qua, doppietta di Luis e Quagliarella, il capitano pareggia al 93esimo. E allora infine guardiamo anche la prima pagina di Corriere dello Sport Stadio. Allora, Luis Nazario Muriel, eccolo qua, il colombiano fa gol come il fenomeno. Doppietta del sudamericano, la seconda rete è simile a quella di Ronaldo. La Fiorentina domina la Sampdoria ma è costretta a inseguire in 10 e finisce 3-3. Caro Matteo, ti sei divertito a vedere la partita di ieri? Finalmente 6 gol al Franchi. Ieri è stata una bella partita, divertente soprattutto. Peccato per il 3-3 che alla fine è un punto che risulta amaro alla fine, perché la Fiorentina ha giocato comunque una bellissima partita. Peccato, poteva andare meglio, doveva andare meglio. Senti, il paragone con Ronaldo per Muriel ti sembra un po' azzardato? Un po' sì, ancora per arrivare al livello di Ronaldo ce ne vuole. Però ieri sicuramente ha fatto due bellissimi gol, il secondo soprattutto, e ci sarà ancora tutto il girone di ritorno, si spera in un bel sacco di gol da parte sua, Sento tanto buonismo qua tra i tifosi Viola, ma ho voglia di un po' di polemica. E allora, che cosa aspetto? Vado subito a sentire i miei ospiti in studio. Canta tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Y el sueño de tus arrozales como un girasol. Fiorentina-Sampdoria è stata una bellissima partita, fondamentalmente per due ragioni in modo particolare. Il quoziente tecnico di due attaccanti formidabili come Muriel e Quagliarella, la modestia imbarazzante dei due dispositivi difensivi di Pioli e di Giampaolo. 6 gol, 3 per parte, si vedono raramente in una partita e lasciano sempre il senso dell'estetica, del divertimento, del bello spettacolo e la soddisfazione bipartisan per un risultato che in realtà, guardandolo bene, assomiglia ad una mezza sconfitta. In copertina ovviamente Luis Muriel, l'attaccante eccezionale, protagonista di due gol sensazionali che hanno infiammato il Franchi, che hanno confermato la bontà dell'operazione da parte della società, che ha regalato però con colpevole ritardo un grande attaccante a Pioli, un giocatore offensivo che aumenta indiscutibilmente l'imprevedibilità e il tasso di realizzazione. L'abbiamo visto nella partita con la Samp. I suoi gol alla Sampdoria sono un condensato di tecnica, velocità, astuzia, intelligenza, forza e qualità, due piccoli capolavori. Gli odiatori cittadini, una categoria pericolosissima, sempre in estensione e subdola, lo avevano già etichettato come un giocatore ormai avviato sulla strada del tramonto o comunque addirittura già finito. Loro, solo loro, sono rimasti delusi ieri. Rispetto al risultato finale della partita con la Samp, la Fiorentina questa volta ha una vera grande attenuante che rende questo 3-3 tutto sommato un risultato accettabile, cioè aver giocato in inferiorità numerica dal 38esimo minuto del primo tempo. È quello il vero episodio chiave della partita, poi annebbiato da una valanga di gol che lo hanno seguito ma che non gli hanno fatto perdere assolutamente la centralità. Nella circostanza il primo sbaglio è di Pioli, che sceglie Edmilson come regista. Non può farlo,
questo ruolo lasciato scoperto dall'incomprensibile divorzio da Badel, che è diventato maledetto per entrambi, sia per la Fiorentina che per il calciatore, chiuso nella Lazio dove non ha spazi e costretto a chiedere la cessione già nel mercato di gennaio. Questa sta diventando la falla più clamorosa del mercato della Fiorentina. Ma la vera sciagura l'ha commessa poi Edmílson, giocatore normale, a volte piacevole da vedere, completamente privo però di intelligenza calcistica. Se il valore di un calciatore si misura anche in base alla capacità di usare la testa, il valore di Edmílson da 1 a 10 è 0. Ed è un calciatore che commette un errore grave in una partita decisiva, confermando quelle che sono le intenzioni della società, cioè quelle di non riscattarlo. Impiegato in un delicatissimo ruolo di responsabilità, compie due falli inutili in una zona assolutamente inoffensiva del campo tra il 13° e il 38° del primo tempo, e la Fiorentina resta in 10. In realtà la Sampdoria doveva essere in 10 già da un quarto d'ora, quando al 38° è stato espulso Edmílson, perché Ramirez, già ammonito, ha commesso un fallo identico a quello di Edmílson, e qui sono entrati in gioco i limiti di Di Bello, un arbitro che insomma tutti sanno ha avuto un'ascesa folgorante dalla Serie D alla Serie A, e probabilmente insomma in questa ascesa così rapida si è dimenticato di imparare le regole. Non è l'unico errore di Di Bello e di Milson, e non è l'unico errore di Pioli e di Milson. Pioli ne compierà un altro nel corso della partita, per il quale però è recidivo, cioè il cambio Muriel-Laurini. Fare le barricate negli ultimi minuti è da perdenti, infatti la Fiorentina mette in grande confusione la difesa, incassa due gol in 5 minuti con un cambio che non aveva assolutamente senso. Sventagliata finale di numeri, Fiorentina-Sampdoria finisce come all'andata con un pareggio, è l'ottavo nelle ultime 12 partite, che avvantaggia la Samp nell'eventuale classifica avulsa, che issa nuovamente i viola in testa alla graduatoria dei pareggi, 9 in 20 partite, come il Torino un piccolo record. La Fiorentina si ritrova così al 10° posto, con 4 punti di ritardo dal 7° e il massimo distacco dall'inizio del campionato. Nella scorsa stagione, alla 20ª giornata, la Fiorentina era 7ª con 28 punti, uno in più di quest'anno, e il saldo continua ad essere molto negativo. Incassando 11 gol nelle ultime 7 partite, in fondo la difesa della Fiorentina è diventata è precipitata nella classifica dei reparti più efficienti del campionato di Serie A, allineando questo dato agli altri indicatori stagionali. Insomma, la difesa dorme, l'attacco si risveglia, e questa squadra, come sempre, non è perfetta, o per meglio dire, è assolutamente ancora, nonostante sia appena iniziato il girone di ritorno, incredibilmente perfettibile. Buon anno cari amici e bentrovati alla prima puntata di questo 2019. Allora, vi siamo mancati sicuramente, ma Viola Express è tornata qua con voi al Museo del Calcio di Coverciano. Ieri abbiamo visto in questa 20ª giornata di campionato una partita roccambolesca, tante azioni, tanti gol, ma anche tanti errori. E allora parliamone come sempre in studio qua al museo con i miei graditissimi ospiti in studio, che vado subito a presentarvi. Allora andiamo a augurare buon anno a Cristiano Puccetti. Ciao. Che ha festeggiato ovviamente questo 2019. Caro Cristiano, ben trovato. Ben trovati a tutti, un saluto a te Elisa e buonasera. Buonasera a te. Allora vado subito da questa coppia, una coppia che scoppia, che io adoro, che è Stefano Cecchi. Ciao Stefano, ben trovato. Buonasera a lei, cara Elisa. E Giacomo Guerrini. Buonasera a tutti. Ben trovato, caro Giacomo. Ben trovato a te. Hai festeggiato bene questo alla inizio grande. 2019? Sì, ormai siamo a metà. Infatti, ormai siamo a metà, siamo il 21 di gennaio, ma va bene così. E allora, ormai iniziamo... Ormai ci vede le ferie. Certo. Ah, sì? Sì, sì. Ormai lontane, ormai però. Ormai ci siamo, no, ma ormai ci siamo, le estive sono alle porte.
Senti, ecco, caro Giacomo, iniziamo subito da te. Ti voglio agguerrito e polemico come sempre. E ovviamente sempre in opposizione con Cecchi. No, Cecchi no, anzi, è un po' la nostra memoria, il nostro poeta. Senti, almeno calcio. Ti sei divertito allo stadio. Hai visto una partita divertente, questi sei gol. Mi sono divertito in televisione perché allo stadio non vado più. Per sì, ma non è un buon messaggio da veicolare ai nostri tifosi, scusa. Andata allo stadio, l'ho vista sul divano e mi sono molto divertito. Muriel mi ha fatto veramente godere, era... Noi tifosi della Fiorentina abbiamo provato delle emozioni che non si provavano da anni, cioè vedere un giocatore che fa un gol del genere. Tra l'altro Muriel ha scelto la maglia che fu di Edmundo, il numero 29, quindi io ho goduto dopo tanto tempo, insomma, ho provato delle emozioni che pensavo di non provare più, ecco. E il romantico Cecchi? Sono stupito. Perché sei d'accordo? No, un nichilista com'è che riesce a provare emozioni, e sono d'accordo con lei oggi. Perché ieri la partita ha regalato strana, una partita quasi irreale, ma ha regalato emozioni prepotenti. Io lo dico, sul secondo gol di Muriel sono saltato anch'io sul divano, perché sono anch'io anziano Pellegrini. Eravate nello stesso divano? No. Ma il secondo gol è un gol fragoroso, che ricorda, Muriel non è Baggio e non lo sarà mai Baggio, ma quel gol è un gol alla Roberto Baggio. Ecco, però l'hanno paragonato a Ronaldo. Anche a Ronaldo, i paragoni non mi sembrano bassi, perché è un giocatore che salta l'uomo con quella leggerezza, mantiene la palla, mangia mezzo campo, arriva in porta e mantiene lucidità, è davvero un gol da campione, un gol fragoroso che mi ha emozionato, ma mi ha emozionato, se posso allungare, tutta la gara della Fiorentina. Perché noi ci dimentichiamo che la Fiorentina ha giocato in 10 per quasi un'ora. Eppure per larghi tratti della gara non ti sei accorto che la Fiorentina era uno meno. E se non fosse stato per alcuni errori sciagurati, forse oggi racconteremo di una vittoria epica. Io ieri mi sono divertito e non posso che applaudire questa squadra. Sicuramente si è divertito anche Cristiano Puccetti, almeno ha visto una partita un po' movimentata. Sì, mi sono anche sorpreso, perché gli odiatori cittadini, che sono sempre un partito in espansione e molto pericoloso, avevano raccontato di un calciatore acquistato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, che era un giocatore finito, che non veniva impiegato al Siviglia perché ormai metteva, come Nainggolan, 4-5 cose avanti al calcio. Invece poi abbiamo scoperto che questa è stata un'operazione fatta dalla società con colpevole ritardo, naturalmente, cioè di mettere a disposizione della Fiorentina e di Pioli un attaccante in grado di concretizzare, ma soprattutto inventare dal niente delle situazioni potenzialmente offensive e capaci di decidere una partita. Il secondo gol è di quelli, ha ragione Stefano, che fa saltare sul divano. Abituato come sono invece a mettere immediatamente da parte le buone cose per analizzare il modo di poter migliorare una squadra, un lavoro, una qualsiasi cosa, sono rimasto abbastanza scioccato da Eddie Milson, il quale si sta giocando una riconferma, che a questo punto non ci sarà, anche se la società aveva già deciso di non riscattarlo a fine stagione, e in una partita decisiva compie una follia assoluta. E anche dalle decisioni di Pioli, la prima di utilizzare appunto Eddie Milson in quel ruolo che non può assolutamente fare perché è privo di intelligenza calcistica, la seconda una recidiva, cioè quella di cominciare le barricate addirittura prima del solito, anche se la Fiorentina era in 10 uomini, ma in campo questo non si vedeva. Al 77esimo ha rischiato di far perdere alla squadra una gara che la Fiorentina aveva interpretato alla grande, quindi due follie, purtroppo. Però, ma vedi, poi tutto questo avvalora il comportamento della società, la quale è in una situazione spinosa, perché di fatto non sta confermando Pioli, non sta esercitando il diritto di opzione per il prossimo anno, e sta mettendo un po' di nervosismo e di pressione all'allenatore e un po' di fibrillazione nell'ambiente. Ma evidentemente la società non è sicura, e di certo la gara di ieri non ha perorato la causa che porta alla conferma di Pioli. Certo, io ti voglio un po' polemico. Mi sembra un po' ingeneroso Puccetti con Pioli, nel senso che anche io vedo gli errori di Pioli, cioè soprattutto il secondo, perché è vero che Eddie Milson come regista non è un granché, però non è che in panchina ci fosse Falcao, quello della Roma, cioè in panchina c'è Norgard, e quindi sul cambio del secondo tempo sono perfettamente d'accordo con lui.
Diciamo però che se la Fiorentina ha affrontato così bene la Sampdoria sarà perché l'allenatore comunque ha messo in campo questa squadra, perché non è che può essere sono stati bravi giocatori e brocco l'allenatore. Ci sono dei limiti di questo allenatore e dei meriti, che è un po' quello che c'è in tutta la rosa di questa squadra, cioè che è una squadra che, voglio dire, al netto, vediamo quelli bravi di Muriel, è fatta a giocatori che hanno delle qualità e dei limiti, e così anche l'allenatore. La società sta pensando, se vuole c'è Mourinho, ma credo che se prendo Mourinho non avviene allenare Norgard, cioè il punto è questo. Rispondi pure a Puccetti. Sei filo Puccetti, te. Io sono filo Puccetti, sì. Non sono quasi mai stato filo Puccetti e oggi mi confermo questa tendenza. Puccetti, lei a volte è troppo cattivo, è troppo spietato. Ma io credo che faccia parte della sua indole. Edi Nilsson fa un errore da dilettante, no? La doppia espulsione. Ma fino a quel momento io sono d'accordo con lei, perché aveva fatto una bellissima partita. Non dico che era il migliore in campo, ma sicuramente era fra i tre migliori in campo. Io non amo Edi Nilsson, non mi sembra un giocatore scarso. Eppure ieri, secondo me, ha fatto la miglior partita da quando è a Firenze. E in quanto a Pioli, ormai vedo che la maggioranza dei fiorentini su Pioli ho il sospetto che abbia staccato la spina. Però ha avuto a disposizione veramente un giocatore vero come Muriel e non le delusioni di Piazza, Miraglia, Semetalei. La Fiorentina ha fatto un grande calcio. Fino al 37esimo, fino all'espulsione di Edi Nilsson, la Fiorentina aveva annullato la Sampdoria. E nonostante l'inferiorità numerica, la Fiorentina resta in campo e va a strappare nuovamente il vantaggio. Sarà un merito di Pioli questo. Poi, anche a me la sostituzione di Muriel alla stato perplesso. Non per il cambio di Muriel, che forse la benzina era finita, ma per mettere il Laurini, non l'ho capita. Però è anche vero che con Laurini la Fiorentina non soffriva la Sampdoria. La Sampdoria va in gol su un errore marchiano di Vittor Hugo, quei fallo lì. Io capisco l'istintivo, ma è un'ingenuità da calcio dilettanti. E il gol di Quagliarella, io voglio un bel danno a Pezzella, fortissimo, ma lì proprio la toppa. Non c'è la Sampdoria che chiude alle corde la Fiorentina. La Fiorentina stava perdendo per due errori individuali. Però stava perdendo perché dal 77esimo sostanzialmente la metà era diventata un campo per nessuno, perché la Fiorentina non passava più la metà campo, quindi ha concesso alla Sampdoria di attaccare 13 minuti di fila. Quindi è chiaro che poi si va anche in apnea, si fanno gli errori e comunque insomma il pareggio della Sampdoria a un certo punto era nell'aria, perché la Fiorentina non aveva più strumenti per controbattere la Sampdoria. Anche i difensori della Sampdoria a quel punto potevano tranquillamente attaccare, perché non c'era più nessuno davanti. Quello secondo me è stato un po' un errore. Poi un messaggio che è stato dato alla squadra, cioè barricate, linea Maginot. Ha fatto un 5-3-2 comprendosi su. Ci deve fermare? Bravo, sì. Quando in combi così. Ah sì, non ti piace quando in combo? Ah sì, moltissimo. No, perché se no poi va, però me ne vado, mi prenoto subito dopo la pubblicità. Vabbè, ora non guardo. Se fai il bravo, ora se fai il bravo durante il fuori onda, se no non lo so, va bene? Vabbè. A tra poco con Viola Express. Bentornati in studio con noi a Viola Express, mi avvicino al buon Cristiano Puccetti che avevo zittito prima, prego, adesso no, puoi parlare. Mi domandavo su quali basi Stefano Cecchi considerasse la prestazione di Edi Nilsson la migliore della stagione, visto e considerato che il calciatore ha preso una ammonizione al 18esimo, stupida, perché commette un fallo irruento, aggressivo, in una zona di campo assolutamente inoffensiva. Quindi un giocatore che ha un ruolo di responsabilità come quello del regista si prende una ammonizione al 23esimo e poi ne prende un'altra per un fallo simile al 38esimo, quindi in una zona del campo assolutamente inoffensiva, con un'irruenza immotivata rispetto a un tackle fatto alla tre quarti offensiva, sapendo già di avere un cartellino giallo alle spalle. Quindi qui siamo proprio alla follia più totale. Quindi come ha fatto a disputare la miglior partita in 38 minuti un giocatore che in una sfida decisiva si sta giocando la riconferma in una società e viene espulso lasciando la squadra in 10 e quindi consentendo agli avversari di ristabilire un equilibrio che fino a quel momento in campo non c'era stato? Io non lo so, cioè mi sembra un delirio assoluto. Tra l'altro sì, aveva fatto delle buone cose, ma insomma non irresistibili, qualche Veronica, qualche bel passaggio e poi è stato tutto macchiato da questa follia, perché quella è stata una follia. Neanche ingenuità. Avallata naturalmente all'arbitro, perché ieri giustamente nella riunione di redazione Elisa sottolineava, dice parliamo dell'arbitro, sì poi ne parleremo perché diciamo Di Bello ha avuto un'ascesa così rapida e immotivata che probabilmente ci hanno fatto a tempo a imparare tutte le regole del calcio. Ma invece su Pioli
Cioè, che cosa ha prodotto la sostituzione? Al netto, diciamo, della sensazione delle barricate e del catenaccio che ormai è stato superato da almeno un ventennio, fino a quel momento lì Quagliarella era stato marcato benissimo da Victor Hugo, che era lui il migliore in campo dopo Muriel nella Fiorentina. Inserendo Laurini ha creato una tale confusione inutile al centro della difesa che ha generato una sciocchezza, che naturalmente non può essere responsabilità di Pioli, di Victor Hugo, che non trovava più la posizione. Nell'azione successiva non c'era più Victor Hugo, che aveva vinto tutti gli uno contro uno con Quagliarella, ma c'erano centrali Milenkovic e Pezzella su due alti, su uno come Quagliarella, che è sfuggito anche per un'opposizione blanda da parte dei difensori. Quindi, in sostanza, cosa ha fatto? Per mettere Laurini, giocatore onestissimo ma assolutamente inutile nella circostanza, ha creato uno scompiglio tale nella difesa che è passata a 5, spostando al centro Milenkovic, che è andato a dar fastidio a Pezzella, mandando fuori zona Hugo, che la Fiorentina ha preso due gol in 5 minuti. La Fiorentina è costretta una scienza esatta a giocare a 5, perché la Sampdoria è anche una scienza esatta. Tre attaccanti e un trequartista. Ma non stavi scoperto. Ma non dai una sensazione. La Fiorentina non ha sofferto la Sampdoria. La difesa l'ha sofferta per due errori. L'errore di Pezzella, al quale vogliamo un gran bene, è un errore dilettante. È andata in confusione perché Quagliarella non aveva fatto niente fino a quel momento lì. Poi devo dire una cosa. Quagliarella fa una giocata su un errore infatti di Pezzella. E ripeto, il fallo di mano di Victor Hugo è roba dilettante. Certo. Il problema è che Pioli ormai... Non puoi negare Pioli quello ormai che è un signore che con al 90% si è giocato la riconferma. Non è detto, Stefano. Scusate, ma cosa si Pioli si è giocato la riconferma. Cosa chiedeva questa società a Pioli? No, perché io volevo farvi presente una cosa. Che ieri la Sampdoria aveva in panchina per l'attacco De Frel, Gabbiadini e Saponara. E Kovnatskhi, che è bravo lo stesso. Kovnatskhi l'hanno mandato via. Però. No, ancora lì. Vabbè, comunque lo mandano via. Comunque ci aveva questi tre. La Fiorentina in panchina, tolto Simeone, c'aveva Mirallas, Piazza Cera e Vlahovic. Allora. Esseri. Allora, cosa si chiede a Pioli? Allora, io penso che Pioli stia facendo il suo lavoro. Certo, diciamo. Non ha preso una squadra che vale dal decimo al settimo posto e la porta quarta. Sta lì. Con un pochino più di fortuna avrebbe 3 o 4 punti in più e farebbe il campionato che deve fare. Allora, torno a ripartire. Edmilson ieri è stata una frana. Ma è il destino delle squadre con giocatori, diciamo, non all'altezza. E quando non gioca uno si dice perché non ha giocato quello. Allora ora si rimpiange Norgard, poi si rimpiangerà. Ma quindi è una questione di obiettivi, è una questione di obiettivi. A me Gerson non mi piace da me Gerson ieri mi sembra un giocatore completamente non è mancato nessuno a centrocampo, c'erano tutti, è una scelta quella di mettere e l'alternativa qual è? Regista, ed è sbagliata. Qual è l'alternativa? Ovvero tu che hai fatto questo ruolo per tutti i gironi d'attacco. Ma tutta Firenze gli ha chiesto farlo giocare a mezz'ala. Ma se non c'è un regista all'altezza gioca ancora Veretout finché non si trova il sostituto. Prima di andare da Pioli gli comprasse, non dico due giocatori per ruolo. Guarda caso, con Muriel la Fiorentina cresce. Ma non è una giustificazione il fatto che non ci sia un regista, il fatto che sia stato messo Edmilson in quel ruolo. Perché se non è in grado di farlo, come ha dimostrato di non essere, perché non pensa niente. Uno che fa così non pensa niente. A giocare regista a De Sì, Muro. Ma allora è Pioli, andiamo a Valle, scusami. Appunto, la scelta è sbagliata. Puccetti, quanti punti abbiamo perso troppa di Pioli? Io questo non lo so, non è un conto che si può fare. Adesso, magari la prossima puntata facciamo un bel conto. È un punto di vista. Io invece analizzo la situazione dal punto di vista della società. La società, evidentemente, non confermando Pioli, il quale ha avallato una rivoluzione e tutti gli siamo nel cuore perché è arrivato e gli hanno venduto tutti i calciatori. Certo. Bene. Quindi questo è una grande attenuante. Ha fatto delle buone cose lo scorso anno, anche all'inizio di quest'anno. Adesso la società ritiene che con un altro allenatore, o forse pensa, anzi, diciamo meglio, torniamo indietro, ha il sospetto e ha la presunzione e ha l'idea di pensare che con un altro allenatore possa ottenere risultati migliori. Bene, allora, questo è io interpreto il pensiero della società. Se la società ci stesse vedendo, allora sappia la società, perché la salutiamo, la società. Da 20 anni viene questa cosa, che un allenatore è in grado di fare questo e l'allenatore a giugno chiede qualche garanzia a qualche giocatore e che verrà tacciato ad essere una rivista, un ingrato. Allora, meglio di Pioli, sicuramente questa roba qui non c'è, sappiatelo. Allora, se volete un allenatore un po' meglio di Pioli, un po' più ambizioso, sappiate che non accetta di giocare un Edmilson regista. È d'accordo Cecchi con te, la notizia è questa. Perché l'alternativa a Pioli non può essere, che ne so, Sarri se fallisce, eccetera.
pensi? O Mourinho. O Mourinho può essere Maran, può essere sta roba qua che accetta. Che Maran è bravo. Sì, che accetta di giocare un Edmilson, Norgard, avere come alternativa al centrocampo Edmilson e Norgard, e poi però gli diciamo che la squadra gioca male perché. Allora, basterebbe a questa squadra avesse comprato uno come Sensi, secondo me, che gioca non nel Real Madrid ma nel Sassuolo, Veretout giocherebbe nel suo ruolo, Benassi giocherebbe nel suo ruolo e tutto sarebbe un pochino più lineare. Oppure sarebbe stato sufficiente dare a Bade l'ingaggio che voleva e si era risolto tutti i nostri problemi. Vedi, secondo me. Se la Fiorentina ieri fosse riuscita a resistere gli ultimi 13 minuti, stiamo parlando di condizioni ipotetiche, se sarebbe stato davvero una grande vittoria dell'allenatore, che aveva sopperito, che aveva prima impostato la partita alla grande, perché per 38 minuti la Fiorentina ha giocato alla grande, e poi parleremo di Simeone. Poi aveva risistemato la squadra e aveva tenuto testa, era riuscito a giocare contro un'avversaria diretta alla pari in inferiorità numerica con un grande Muriel. Ma Muriel, ma perché viene sostituito? Ma come non ne può più? Ma 5 minuti prima, ma no, ma e l'ha chiesto lui stesso, e sembra abbia chiesto lui stesso. Ma 5 minuti prima ha fatto uno scatto di 50 metri lasciando tutti dietro. No, lì non ne poteva mettere Miraias o Vlahovic, c'è un senso, vede, lei stesso ha detto ieri Pirlo ha fatto cose buone e cose meno buone. È l'approccio col quale si guardano queste cose che determina poi alla fine il giudizio. Vero. E oggi l'approccio su Pioli è quello di vedere sempre il bicchiere più volentieri mezzo vuoto. Perché? Perché se ritiene, a torto a ragione, forse ha ragione, che Pioli sia a fine corsa, che sia un allenatore che per alcuni non ha dato niente a questa squadra, anzi ha commesso gli errori. A me pare che Pioli sia un allenatore normale, non sarà mai Guardiola, non sarà mai Mourinho. Mediocre? Ma non sa... Mediocre? No. Mediocre sono altri. Mediocre è Mihajlovic. Okay. È un giocatore, un allenatore che non ha mai fatto vedere qualcosa. Pioli non è Mihajlovic e non è neanche Montella. Dico Montella, che per me è un bravo allenatore. Pioli non sarà mai neanche Prandelli. No. Bravi allenatori. Però un allenatore normale che ha fatto cose normali con una squadra che era normale. Non ha fatto danni Pioli. Vorrei dire una cosa, perché questa... Il paragone con Montella mi lascia. Cioè, Pioli è, non è peggio di Montella. Certo. Montella, secondo me, ha fatto vedere cose da grande allenatore. Poi si è perso. Ma la Fiorentina di Montella... Un calciatore, non lo vedo d'accordo. Da un calciatore e un allenatore si misura... Lo so. Uno che ha fatto due anni e mezzo di bellissimo calcio a Firenze non ha saputo ripetersi in altre realtà. Ma a Firenze è stato... E già al terzo fallimento consecutivo. Le ho detto, ma anche Prandelli. Sampdoria, sta fallendo uno dopo l'altro. Eppure Prandelli fiorentino è un grande allenatore. Poi forse Prandelli non è in assoluto... A parte il nazionale ha fatto cose straordinarie. Certo. Mi è piaciuto molto. Montella a Firenze in quei 3 anni ha fatto cose secondo me da grande allenatore. E quella Fiorentina lì... Non ha dato continuità alla sua carriera. Meravigliosa. È forse una delle Fiorentine più belle, Fiorentine più belle si può dire, sì. Della storia di questa squadra. Stai insieme a quella di Massaro con Cicco. Sì. Amici, su Pioli io vi devo interrompere, ma sicuramente riprenderemo perché ho anche delle dichiarazioni da leggere, però nel frattempo vi voglio mandare la pillolina social della nostra redazione sportiva. Amici di Viola Express, buonasera anche da parte mia, bentornati al Viola Social Club, una finestra su tutto quello che succede sui social. Ovviamente la Fiorentina ha comprato Luis Muriel, un grande colpo di Pantaleo Corvino, ieri due splendide reti, la seconda soprattutto, e c'è qualcuno che l'ha già paragonato a quello che era il fenomeno Ronaldo. Muriel, grande attaccante, grande giocatore, ma soprattutto anche un grande ex della partita di ieri. Infatti i tifosi della Samp non l'hanno proprio presa benissimo né la doppietta né soprattutto il gol allo scadere, che come vediamo in questa mem è bilanciato benissimo. A proposito di ex e di passato, questa settimana è stata la settimana del Tenias Challenge. Ovviamente anche Sebastian Frey, il nostro ex portiere, ha partecipato, prima in maglia viola ed adesso con un taglio di capelli ed una barba non proprio cattivanti. Amici di Viola Express, amici di Teleiride, ovviamente ci ritroviamo come sempre lunedì prossimo qui con Viola Social Club, la finestra social riguardante il mondo della Fiorentina, ovviamente sempre con me, quindi Elisa, a te la palla e sempre forza Viola! Mentre nel fuori onda parliamo di massimi sistemi, a questo punto volevo finire l'argomento Pioli leggendovi un estratto delle sue dichiarazioni.
poi dopo parleremo anche della direzione arbitrale. Il rammarico è essere stati in vantaggio con la minima differenza. Anche in 10 abbiamo avuto cuore, qualità e generosità. Gli errori ci sono stati e ci saranno sempre. Muriel, grande potenzialità, mi ricorda Ronaldo, può giocare sia come prima punta che come seconda punta. Era inevitabile concedere qualcosa, eravamo stanchi, abbiamo giocato in 10 per più di un'ora. Espulsione Fernandez, non voglio parlare dell'arbitro, se lo riterrà lo farà la mia società. I risultati non sono quelli che vorremmo, i giocatori stanno dimostrando crescita, il campionato è livellato verso l'alto. Cristiano, io voglio che tu mi commenti queste dichiarazioni. Il campionato è veramente livellato verso l'alto? O Pioli sta veramente, Pensavo che fosse come i 100 secondi di Stefano Massini, quindi tutta la carrellata dei luoghi comuni. Ecco, no, bravo. Perché gli allenatori sono abituati a dei luoghi comuni. Livellato verso l'alto, non lo so, cioè la Fiorentina è decima con un punto in meno dello scorso anno quando era settima. Quindi le valutazioni sono, poi si fanno a fine campionato. Io credo che quando lui dice, io ho colto una frase di quelle che hai letto, quando lui dice era inevitabile soffrire, è vero, ci poteva stare in una certa fase della partita, nella fase finale, perché la Fiorentina poi nel secondo tempo ha ricominciato ed è riuscita clamorosamente a avere la partita in controllo, perché quando esce Muriel al 77esimo la Fiorentina è in controllo della partita, cioè non ci sono delle avvisaglie di una cosa probabile e possibile, cioè del forcing finale dopo l'inserimento di Gabbiadini e quindi la Samp tutta avanti. Tanto De Frel è un giocatore che sta vivendo un momento di appannamento totale. Gabbiadini era appena rientrato, non giocava da un mese e mezzo, quindi Saponara, giocatore assolutamente inoffensivo. L'unico che poteva creare problemi era Quagliarella, il quale era stato marcato straordinariamente da Ugo, che lo aveva anticipato spesso, sovrastato fisicamente, costretto praticamente a non tirare mai in porta. Questo è quello, cioè lui dice era inevitabile soffrire. Sì, ma non avevamo le avvisaglie, non era certo che dal 77esimo la Sampdoria fosse riuscita a schiacciare la Fiorentina. Quindi questo anticipare un evento che non era ancora chiaro dal campo è stato fatale. E quindi poi il resto, tutto il resto, insomma, su Muriel che può giocare con una punta, cioè, certo, se Simeone continua a essere quello di ieri, io che l'ho difeso veramente anche troppo, forse. Mi sono reso conto che in questo momento ha grossi limiti sui fondamentali. Lo stop il primo stop del pallone è limitante. E poi non sai i movimenti. Perché ieri ho contato, lui ha avuto una palla da Muriel da sinistra, una da destra e una in verticale. Non c'è più scuse, ecco. Scusate. Ha sbagliato sui due laterali, ha sbagliato il posizionamento. Cioè, o vai sul primo palo ma vai avanti al difensore, o ti stacchi dietro e chiedi palla dietro. Non fai movimenti e non hai fondamentali. Questo è inquietante. Ecco, è inquietante. Scusa, ma Simeone tu lo scusi ancora? Ti piace ancora? Lo avalli? Deve ancora crescere? Dobbiamo aspettare? Guarda, arriva a dire ancora? Paradossalmente, con Muriel Simeone è utile. Perché Muriel il suo meglio l'ho dato a seconda punta. E lo ha dimostrato ieri i due gol, che sono due gol da seconda punta. Cioè, deve dargli campo e deve avere un centravanti buono di riferimento che comunque calamita parte della difesa. Come ha giocato ieri Simeone? Da 5. Ha sbagliato anche ieri qualcosa, ma paradossalmente l'arrivo di Muriel può dare una utilità anche a Simeone, che però il gol dovrebbe ritrovarlo, perché quella palla che gli dà Chiesa, se non sbaglio, quella in verticale è lui non riesce, se non riesce, posizione regolare. Sì, però non riesce ad andare in porta, non riesce. No. Vedo stanchezza negli occhi del Guerrino quando si parla di Simeone, io vedo un po' di stanchezza. Probabilmente Simeone, allora, vediamo un po' Zapata. Zapata in questo momento è il centravanti più forte del campionato, lo vogliono grandi club, cioè addirittura ieri ho sentito che lo vuole l'Inter, non so per farsi di che. Però Zapata 2-3 anni fa era un centravanti, Del Neri disse il più grande scarpone che io abbia mai allenato. Chi lo disse questo? Del Neri. Allora, l'hanno detto ieri Sky, non so se è vero o no. Però. Allora, detto questo, in questo momento Simeone è un giocatore che appunto non ne azzecca una, ma guardate, anche l'anno scorso quando voi lo portavate in palmo di mano, faccio l'esempio, lui fece la tripletta in Napoli, il primo gol sbaglia perché è solo, invece di andare verso la porta si allarga a sinistra, tira e passa sotto le gambe del portiere.
cioè sbaglia sempre il movimento, è un giocatore che no, è come il rigore che prende con la Roma, lui invece di andare verso la porta si allarga sempre da quell'altra parte, è un giocatore che non vede la porta, allora, almeno fino ad oggi. Poi ci sta che fra 2-3 anni sia un giocatore di livello. Si sblocchi psicologicamente. Oppure che si sblocchi, però in questo momento. Ma il dramma non è Simeone, è che non c'è alternativa a Simeone in questa rosa. Perché anche il Chievo c'ha l'alternativa a Pelissé. Noi non ci sa l'alternativa a centravanti, che è un giocatore di 19 anni, è Vlahovic. Il punto è questo qua. Allora, questa è una rosa che ha dei limiti profondi. Puoi giocare anche con Muriel prima punta se vuoi, facendo giocare accanto a Muriel Chiesa e Miraglias, lo puoi fare. Ti manca uno ai posti Miraglias, perché anche Miraglias, cioè voglio dire, non è che se Simeone fino a oggi non ci è piaciuto, Miraglias c'ha entusiasmato, cioè due partite l'ho giocato. Vabbè, comunque questo è il punto. Quindi Simeone in questo momento secondo me non è un centravanti, ma non lo era neanche l'anno scorso, da 18 milioni di euro non è un centravanti ad essere titolare in una squadra ambiziosa. Comunque, Giacomo, io anch'io ho fatto la riflessione che hai proposto prima, cioè sulla quantità e anche la qualità delle opzioni che aveva la Sampdoria in panchina, no? Parlando dell'attacco. Però se poi guardi la complessità, adesso con Muriel, dico, non è che la Fiorentina ha qualcosa in meno delle avversarie per il settimo posto. Cioè, tu hai Simeone che sta attraversando un momento difficilissimo, Chiesa è uno forte, Muriel è un giocatore... che ci ha conquistato insomma nella prima presenza. Guardiamo in campionato, no? Poi hai avuto la sfortuna di non essere riuscito a rilanciare Piazza, ma la costruzione, al netto che mancano i centravanti di riserva, la costruzione, cioè le varietà offensive, compreso Vlahovic che è comunque un giocatore molto giovane ma promettente, cioè non era costruito in maniera dissennata, si è poi rivelata in virtù del letargo in cui è caduto Simeone. Non è che le altre, la Sampdoria, il Torino, abbiano molto di più della Fiorentina là davanti. Beh, anche il Torino c'ha Belotti, non segna, se te ne avesse Belotti avrebbe un altro attacco rispetto alla Fiorentina. C'ha Zaza, insomma Posso dire anche una cosa rapidamente su Quagliarella, perché in molti, naturalmente nella giungla che è diventato internet, senza priva di nessun controllo e di nessun controllo incrociato anche sulle cose, è apparsa la notizia che Quagliarella possa essere in procinto di battere il record di Battistuta, il quale segnò dall'inizio, quindi non sarebbe una cosa analoga, del campionato per 11 giornate consecutive. Forse non è stato. È completamente sbagliato il dato, perché la gente, o chi ha messo in giro questa voce falsa, non ha considerato che all'interno di queste 10 partite di Quagliarella c'è una partita, quella con la Roma, che lui non ha disputato, è stato in panchina. E cosa vuol dire? Dice, allora cosa lo consideriamo questo dato? Sulle partite giocate non ha nessun tipo di senso, non credo, non ha senso. Cosa vuol dire le partite giocate? Uno batte un record se segna per tot partite consecutive. A questo punto, quindi guardando la statistica con onestà, Quagliarella ha segnato per 8 partite consecutive. Ne mancano ancora 3. E comunque non sarebbe la stessa cosa di Battistuta, un record a cui siamo molto affezionati, no? Perché lui dall'inizio del campionato ha segnato per 11 partite consecutive. Sentite ragazzi, ma parliamo della direzione arbitrale, perché qui vi voglio, ecco, perché se noi eravamo in 10, giustamente loro sono stati in 12, ingiustamente. Rapidamente dico, la Fiorentina è finita in 10 uomini al 38esimo, la Sampdoria doveva essere in 10 già da 15 minuti, dal 23esimo, quando Ramirez ci ha ammonito fa un fallo identico a quello di Edimizio, ok? La sfortuna dell'arbitro di ieri, il quale invece è stato fortunato nella carriera, perché la sua carriera è stata fulminante, addirittura è stato fatto internazionale il 1 gennaio 2018 senza avere i titoli, i colleghi sono allucinati da questa cosa, è uno degli arbitri più contestati. Ferrero il gennaio del 2017 aveva chiesto pubblicamente che fosse radiato dall'albo degli arbitri. Esatto, per un'espulsione che ieri diciamo forse ha compensato, uno dei più scarsi in Serie A. Ha avuto la sfortuna di avere delle situazioni analoghe a distanza di pochi minuti che hanno testimoniato, se non vogliamo dire la sua malafede, ma senz'altro la sua inadeguatezza. Perché fallo di Ramirez, non dà il secondo giallo, fallo di Edmilson dà il secondo giallo, prima parzialità. Alla fine del primo tempo, contatto dubbio Veretout-Ekdal al limite dell'area, punizione da cui nasce il gol,
l'azione successiva, il fallo di Murru su Veretout. Quindi ha avuto proprio la sfortuna. Guarda, alla fine, chiudo qui, la testimonianza e la conferma che l'arbitro è uno scarso, è un mediocre e pericoloso, l'ha data Giampaolo, che fa una mossa folle. Toglie Ramirez alla fine del primo tempo perché teme che l'arbitro alla fine del primo tempo sia consigliato nelle le verifiche che fanno via cellulare, via telefono, di compensare cacciando l'altro giocatore che doveva già essere espulso. E allora cosa fa Giampaolo? Mossa impopolare, leva un giocatore che ha appena segnato, fa incacchiare il giocatore. Ma perché teme? Lucidissimo. Però posso dire una cosa, anche senza tutto questo scenario, è lucidissimo. Ramirez, che un giocatore aveva anche applaudito l'arbitro, insomma era un giocatore nervoso, quindi anche senza tutto questo scenario un allenatore lo leva. Ha ragione, perché... ha ragione, Giampaolo capisce che ma anche senza, cioè, che di bello, che non è un arbitro corrotto, è proprio scarso. Non è che è venuto lei dicendo vi faccio perdere, è scarso, è proprio scarso. Probabilmente a fine primo tempo avrebbe visto le immagini e sicuramente Ramirez cercava un pretesto e lo buttava fuori. Giampaolo, da uomo navigato di calcio, fa questo e ci racconta l'inadeguatezza di Di Bello. Che di Bello proprio di Bello qui, di Bello qui ci sono solo io, no, scherzo. Scusate, è vero? Silenzio, perché sì, non lo so, un gelo in studio. Silenzio assenso. Oh, vabbè, insomma. Allora, ragazzi, io però quasi quasi adesso vi mando tutti a casa. No, scherzo. Purtroppo il nostro tempo è finito. Cristiano Puccetti, grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a voi, buonasera. E allora grazie anche a Stefano Cecchi. È sempre un piacere. E ovviamente a Giacomo Guerrini. Grazie a voi. Che adoro sempre di più, questo lo devo dire anche in diretta. Saluto anche mia moglie, molto bene. Per fortuna non si prende delirio da casa mia. No, scherzo. Noi però vi lasciamo con la nostra pillolina di Stefano Cecchi. È sabato 16 maggio del 1998. Allo stadio qui dietro si gioca l'ultima di campionato, la Fiorentina affronta il Milan, ma tutto lo stadio guarda uno striscione. C'è scritto: Battistuta è incedibile. Direte voi, dov'è la novità? C'è pieno di striscioni allo stadio, sì, solo che quello striscione non appare in curva in Maratona, ma appare sotto in piena tribuna centrale, sotto il posto dove siede Vittorio Cecchigori. Ed è proprio lui ad averlo fatto affiggere. È un po' una sorta di gesto, di amore teatrale di un presidente per un suo calciatore, Battistuta appunto. Un fatto insolito, quasi unico. Ma in fondo anche Battistuta come centravanti era unico. Gabriel Battistuta. Quando da Reconquista arrivò a Firenze nell'estate del 1991 aveva gli occhi smarriti di un Bambi argentino. E lì in Argentina i tifosi lo chiamavano El Camión per la sua forza straordinaria che aveva nell'affrontare le partite. Un giocatore grezzo. A volerlo in viola era stato direttamente il presidente Vittorio Cecchigori. La Fiorentina aveva già un'opzione per un trequartista argentino che giocava nel Boca, tal Diego Latorre, ma quell'anno c'era la Coppa America. E Cecchigori, guardando le partite la sera in televisione, si innamorò letteralmente di questo centravanti e disse: lo voglio. Trattò, pagò 12 miliardi di lire dell'epoca e Battistuta insieme alla Torre e un altro centravanti, Mohamed, arrivò a Firenze. Lo so, generazione di fenomeni, siamo noi, generazione di fenomeni, ma come mai? L'inizio non fu facile.
Bati era un giocatore ancora grezzo da affinare e trovava a Firenze già una gerarchia nello spogliatoio, per cui Branca e Borgonovo erano davanti a lui, ma lui in silenzio lottò sul campo, conquistò il posto e chi fosse Battistuta e Fiorentini se ne accorsero in una partita con la Juventus, quando andò a raccogliere in cielo un pallone, lo mise dentro e la Fiorentina vinse. Da lì in poi Battistuta ha preso il posto in squadra e continuò a segnare. Segnò 13 gol e Firenze Viola lo accolse come il suo centravanti dei sogni e della realtà. In campo era davvero una sorta di dio greco, anzi, un re leone, come lo battezzò la tifoseria Viola. Entrava, spaccava le partite, cominciò a dedicargli anche canzoncine. Mi diverto solo se vedo segnare Battistuta, corri alla bandierina, bomber della Fiorentina. Soltanto la Fiorentina, nonostante Battistuta, quell'anno retrocesse in Serie B. E lui, nonostante le richieste da tutto il mondo, volle restare a giocare anche in Serie B per riportare la squadra in Serie A. Sono quei gesti di amore che ti legano per sempre a una città. Di te e a volte anche di me stesso. Non passa. E l'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la consacrazione. A guidare la squadra arrivò Ranieri. Con Ranieri si formò una sorta di legame unico e davvero Battistuta diventò un re leone straordinario e ogni volta che entrava nell'area di rigore avversaria spesso ne usciva azzannando un gol tribale. Un campione assoluto e fece gol memorabili. I 4 gol che segnò a Pagliuca all'Inter consegnando alla Fiorentina una finale di Coppa Italia e la vittoria in Coppa Italia. Il gol che segnò a Udine in semi rovesciata. Quasi un manifesto futurista del calcio. E poi quel gol a Wembley, all'Arsenal, in cui cercò una traiettoria impossibile, quasi un angolo a sfidare la gravità e Newton, e segnò. E poi il gol in Supercoppa, a Milano, che consegnò la Supercoppa alla Fiorentina, è lui che corre alle telecamere e grida «Irina, te amo!» E poco importa che quel giorno Irina, la moglie di Battistuta, non fosse la televisione perché era guasto il televisore e quindi le amiche lo raccontarono, ma poco importa. Certi gesti non hanno bisogno della piccola cronaca perché restano nella grandezza della storia. Batte ogni volta che suono con la mia band. Batte più forte, batte più. Firenze ovviamente impazzì per il suo centravanti, un giocatore totale. E Vittorio Cecchigori, per cercare di trattenere la Firenze, fece anche un gesto, forse con la lettura di oggi, forse troppo grosso. Provò a costruire intorno a lui una squadra per vincere lo scudetto. E contro Pattoni, allenatore ipervincente, arrivarono anche giocatori costosissimi. Chiesa, il tedesco Heinrich, Mijatovic. E la Fiorentina decuplicò il monte ingaggi. Tentò l'avventura allo scudetto, ma come spesso succede a noi tifosi viola, il destino non ci vuole bene. E in quell'anno un giocatore che non si era mai infortunato nella gara decisiva contro il Milan crollò a terra e si infortunò. Fu la fine di un sogno. Fu la fine di un sogno e collateralmente non soltanto le cose in casa viola andarono bene, ma anche economicamente le imprese di Cecchigori subirono un tracollo e fu l'inizio della fine.
quello striscione Battistuta incedibile si rivelò purtroppo una mera utopia e per una cifra folle, per 70 milioni, Battistuta fu venduto alla Roma di Sensi. L'anno successivo Battistuta a Roma lo scudetto lo vinse davvero. Trovò la vittoria definitiva e lui stesso comunque capì che il lungo cammino attraverso la Fiorentina forse gli aveva impedito di appartenere ai grandi del calcio, a restare per sempre nella storia dei più grandi del calcio. Lui stesso lo disse. Ho segnato gol contro i migliori difensori del mondo e credo che avrei vinto il pallone d'oro se fossi stato nel Barcellona o nel Manchester. Ma io volevo vincere con la Fiorentina. Volevo conquistare il campionato con una piccola squadra ed entrare così nella storia. Battistuta in questo ce l'ha fatta solo in parte, perché nella storia sportiva di Firenze un posto d'onore il Re Leone ce l'avrà per sempre. Anche la prima puntata dell'anno è giunta al termine. Io vi rimando ovviamente al prossimo appuntamento con Viola Express alle ore 21:20, ovviamente sempre su Teleiride.